Qualcuno che orgogliosamente si definisce di sinistra radicale, no? Che per tanto tempo è stata anche un po', insomma, una cosa un po' denigratoria, no? La sinistra radicale? È la sinistra dei no, no TAV, no TRIV, vero? O sbaglio? No, è la sinistra dei sì, lavoro sicuro, ci sono stati già decine di morti sul lavoro dall'inizio dell'anno, questo sì. È un sì, lavoro sicuro, no? Ma chi è che non vorrebbe il lavoro sicuro? Ah, tanti che non fanno i giusti controlli e che non fanno le leggi che poi consentono che il lavoro sia sicuro, quindi forse tanti non lo vogliono. Lavoro non precario. Anche quella è una... La vogliono tanti, però poi non è detto che le regole che vengono fatte vadano in quella direzione. Hai ragione, però vorrei dire anche una cosa a Esposito che giustamente sottolineava l'affermazione inaccettabile, schifosa riguardo alla razza di Fontana. Vorrei dire che però, insomma, il decreto Minniti Orlando non è che sia meno razzista quando dice che non ci può essere il secondo grado d'appello per i richiedenti asilo. Quindi giustissima la critica, vergognosa la frase sulla razza e la protezione della razza. Forse voleva dire anche ariana, non so, forse è stato un lapsus dire così, non so. Non conosco la cultura politica di questa persona, ma sentire la parola razza nel 2018 francamente mi fa raccapriccio. Però attenzione, perché il razzismo in Italia purtroppo, e dico purtroppo, non lo porta avanti soltanto il discorso della destra. Il razzismo in Italia purtroppo è un discorso che si porta avanti in generale perché si pensa che possa far prendere voti, parlare alla pancia del paese e decidere che tutti i problemi dell'Italia vengono dal fatto che ci sono i migranti che sbarcano qui. Che la parola razza è scritta nella Costituzione. Allora, non è che chi la pronuncia è razzista, perché è scritta nella Costituzione. Infatti il problema non è pronunciare la parola razza, il problema dicevo. È dire che la si vuole preservare, come se ci fosse qualcosa da preservare, quando tra l'altro si sa benissimo ma che... Ma cambi la Costituzione, signora. Ma cosa c'entra? Nella Costituzione non c'è scritto che ne dobbiamo preservare la razza, c'è scritto l'opposto. E cioè che la razza non deve contare niente rispetto alla discriminazione, quindi non ho bisogno di cambiare. Ma anch'io dico che la razza... Ma diciamo la stessa cosa, ma... Ma forse lei, ma Fontana no. La donna nella cultura occidentale non è considerata, è considerata la donna e l'uomo sono considerati come persone in quanto tale e non vengono distinti. Il rapporto tra uomo e donna non c'è un rapporto di sudditanza. Questo è un tema della cultura profonda dell'Occidente. Questo che porta diciamo, rispetto. A me piace perché ce lo diciamo da soli. L'importante è che noi ci diciamo no, da soli che siamo migliori da soli, del siamo mondo. Vissuti poi in questa tradizione, no? Ma io vivo in una tradizione nella quale c'è violenza sulle donne tutti i giorni, in Italia, nelle case, non, la da parte no? Non da parte dei musulmani, ma fa parte della cultura italiana. Beh, io sono una donna del sud. Forse non ci conosciamo, no. Ma se uno fa una violenza, sì, che sia bianco, popolo, nero, che sia cattolico, che sia musulmano, ha fatto una violenza contro una persona e deve esatto, essere condannato è perché è un atto vergognoso, indipendentemente, ma vuol dire che ha una cultura o un'educazione del non rispetto della persona, era quello che diceva prima Badaloni, può accadere all'italiano, allora esatto, si tratta, di persone, la persona non ha una dignità, stiamo educando. Io forse potremmo fare una proposta più radicale, forse queste tasse i ricchi non le dovrebbero pagare proprio, poi i poveri, non so, le pagano loro, poi se muoiono ce ne liberiamo un po', no? Perché dal quadro della storia che è stato fatto è che i poveri devono esistere, perché è una legge di natura che qualcuno debba soffrire e debba crepare, i ricchi... Aiutiamoli un altro po' a essere più ricchi, così può essere che ogni tanto generosamente offrono il lavoro. Il lavoro è un diritto, non c'è niente da offrire, non è che qualcuno fa un piacere a qualcun altro come sembra dal racconto che ne facciamo qui. Il lavoro è un diritto e i poveri oggi in Italia, prima si parlava del divario che aumenta, i poveri oggi in Italia non ce ne facciamo una rappresentazione sbagliata di marginali, di persone che esistono e bisogna capire come fare in modo che si reinseriscano nel tessuto sociale. I poveri sono le persone che lavorano, è cambiata la composizione dei poveri. Andate a provare veramente che cos'è la povertà oggi, che cos'è una mensa dei poveri oggi. Noi queste attività sul territorio le facciamo, quindi queste cose le sappiamo, non so se altri le sanno o le vivono, sono persone che lavorano e che dormono in macchina. La soluzione è il lavoro stabile, io lo ribadisco, non l'elemosina che propone Lupi. Anch'io trovo diciamo, la definizione dell'assessore alla felicità un po' infelici, questo, scusate il bisticcio di parole, resta il fatto che sono le condizioni materiali che determinano la felicità. Certo, prima si cosa. Diceva, rispetto alle nostre nonne, una mia amica dice sempre, rispetto alle nostre nonne, l'unico vantaggio che ci abbiamo noi
noi per essere più felici che sposiamo chi vogliamo, vero? Non possiamo però divorziare da chi vogliamo, perché se non abbiamo la possibilità di andarci in un'altra casa o fare altro, evidentemente non possiamo lasciare chi non vogliamo più. È solo per fare un esempio, per dire che sono le condizioni materiali. Allora attenzione quando poi parliamo di felicità come qualcosa di esterno alla politica, perché è vero, è una parola che non attiene alla politica, benché sia nella Costituzione americana, che non mi piace per tanti versi, ma questa cosa mi sembra che, come dire, colga nel segno. Però è la politica che deve dare le condizioni per essere sereni, felici, che significa stabilità, che significa che se voglio fare un figlio, io ho 37 anni, sono precaria, non ho una famiglia, evidentemente sarei più felice avere una condizione diversa, e questo dipende dalla politica, non dipende dalla condizione. Ma lei che lavoro fa? Io sono una ricercatrice precaria, lavoro all'università. In che facoltà? Filosofia. Filosofia, va bene, grazie per essere stata con noi. Vengo da nostra Elisabetta Tanini, se i soldi servono, grazie anche a Maurizio Lupi, se i soldi servono, serve...